Il dato quotidiano di persone con il decedute non cala ancora, è ormai un dato che ondeggia stabilmente tra 50 e 100 a seconda dei giorni, ma che non si riesce a contenere ulteriormente, anche se tutti gli altri indicatori del contagio dicono che l'epidemia è ai suoi minimi, con una riduzione costante del numero di malati in terapia intensiva e di ricoverati. Dei 283 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 192 nuovi positivi, il 67,8% dei nuovi contagi. Tra le altre regioni più colpite dall'incremento di casi è di 21 casi in Piemonte, 18 in Emilia-Romagna, di 23 nel Lazio. Le altre 16 regioni hanno meno di 10 casi, e zero contagi si registrano oggi nelle Marche, in Friuli Venezia Giulia, provincia di Bolzano, Sardegna, Val d'Aosta, Calabria. Individuati 3 nuovi contagiati tra Molise e Basilicata, le regioni meno colpite e a lungo a zero contagi. Intanto, a tenere banco è la questione degli asintomatici su cui da Ginevra è intervenuta Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il, dopo averne parlato brevemente ieri in briefing con i giornalisti sempre dalla sede OMS in Svizzera. Continua: dopo la foto ho ricevuto molti messaggi e richieste di chiarimenti dopo quanto ho affermato ieri in conferenza stampa sulla trasmissione di Covid-19 da parte di persone asintomatiche. Stavo rispondendo a una domanda e non esprimendo una posizione dell'OMS. Ho usato la parola molto rara e c'è stato un fraintendimento perché è sembrato che dicessi che la trasmissione asintomatica è globalmente molto rara. Mentre mi riferivo a un set di dati limitati. Continua: dopo la foto bisogna differenziare, ha spiegato, ciò che noi sappiamo, ciò che non sappiamo e ciò che stiamo cercando di capire. Ciò che sappiamo sulla trasmissione di Covid-19 è che gli infetti sviluppano sintomi, ma in una parte di loro questo non avviene. Sappiamo che la maggioranza delle infezioni avviene da qualcuno che ha sintomi ad altre persone attraverso le goccioline di saliva infette. Continua dopo la foto e conclude, ma c'è una proporzione di persone che non sviluppa sintomi e non sappiamo ancora quante siano, potrebbero essere dal 6% al 41% della popolazione che si infetta, a seconda delle stime. Sappiamo che alcuni asintomatici possono trasmettere il virus e ciò che dobbiamo chiarire è quanti sono gli asintomatici e quanti di questi trasmettono l'infezione. Ciò che ho detto ieri in conferenza stampa si riferiva a piccoli studi pubblicati. Ti potrebbe interessare.